Salve a tutti, oggi andiamo a esaminare ZX Microdrive della Sinclair. Testa in giù, ecco qua. Prodotto nuovo, consideriamo che parliamo di anni 80, quindi fate un bel conto, almeno 40 anni a questa scatola, in box nuovo. Testa in giù. Ok, andiamo a aprire. Ci riesco senza fare danni. Ecco qua. Solita classica chiusura Sinclair. Due o tre cartoni fatti apposta per rompersi. Ecco qua. Questo è il microdrive, lo poggiamo qui. Questo è il polistirolo. Escono due foglietti. Dovrebbero uscire, sì. Uno che ti dice che se c'è il microdrive non puoi collegare, non puoi caricare giochi dalle cassette. E questa è una breve brochure illustrativa del prodotto. Andiamo ad esaminare con il polistirolo. Speriamo che non l'ho messa, non lo apro a testa in giù. Sì, infatti, questo è il di sopra. Il di sopra, ecco qua. Questo, ma c'è manco qua. Ah, ecco. Questo è lo scatolo di microdrive singolo e la Sinclair. Questa è la cassettina e questo è il microdrive nuovo, ancora la pellicola davanti su questa parte qua. Gommini perfetti. Praticamente il microdrive usa una cassettina a nastro magnetico senza fine. Quindi non bisogna andare né avanti né indietro. Questa è la cassettina con il nastro piccolissimo che da circa 85-90 K quando è nuova. Poi magari col passare del tempo perde, inserisce così, no, perde la sua capacità. Si inserisce così, la luce si accende e dovrebbe leggere. Questo qua è un adattatore fisso che serve per collegare fino ad 8 unità. Microdrive uno vicino all'altro. Dall'altra parte si mette un cavo, una piattina, come si vede in foto qui, per collegare vicino al microdrive. Questa piattina viene fornita dall'interface One. Questa apparecchiatura si collega tramite interface One allo Spectrum, sia il 48K sia il Plus. Senza questa interfaccia non si può utilizzare. Li mettiamo a posto nel fodero. Siccome ho un interface One, andremo a vedere nella seconda parte del video se questa apparecchiatura funziona e se la cassetta funziona ancora.